Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Iniziamo quindi il nostro webinar. Allora, come si articola questo webinar? La prima parte è legata allo scenario dell'e-commerce e alle opportunità. La seconda parte si concentrerà invece alla promozione dell'attività di e-commerce. La terza parte tratterà il tema molto importante della relazione con il cliente, ovvero di come mantenere con il cliente un rapporto duraturo dopo che si è difficilmente cercato di conquistarlo. Iniziamo. Allora, in primo luogo facciamo un breve ragionamento sulla penetrazione del web a livello mondiale. Noi siamo spesso abituati a ragionare in termini italiani ed europei, come vedete da questa prima slide che riporta alcuni dati relativi appunto all'utilizzo del web a livello mondiale, le aree sono molto differenziate. Quindi abbiamo sia delle aree come quella dell'Europa e il Nord America in particolare, dove troviamo una penetrazione superiore all'80%, sia invece delle aree dove, in particolare Sud America, ma anche alcune aree asiatiche e naturalmente l'Africa, la penetrazione è molto più bassa. Quindi il mio invito è a ciascuno di voi faccia una riflessione su eventuali mercati esteri, basandosi però anche su questi dati, quindi sul fatto che naturalmente ciò di cui parleremo oggi è soprattutto il mercato italiano, che ha una sua specificità, mentre ogni mercato invece ha dei dati assolutamente diversi. Cosa succede in Italia? Da qualche tempo a questa parte l'audience del web è prevalentemente un audience mobile. Questo significa che nel giorno medio, come possiamo vedere, in realtà sono connesse più persone da smartphone e tablet che non da computer desktop. È un dato molto importante perché spesso quando si ragiona di comunicazione digitale si pensa ancora alla comunicazione rivolta a chi sta davanti al computer. Invece in realtà noi dobbiamo pensare che molti dei nostri potenziali clienti sono davanti allo schermo molto più piccolo di uno smartphone o di un tablet. Quindi teniamo a mente questa prima caratteristica del mercato italiano. Un'altra cosa molto importante è che l'utente da mobile rimane più ore nell'arco del mese rispetto all'utente da desktop, perché la fruizione del web è continuativa nel caso dell'utente desktop, è molto frammentata nel caso dell'utente da smartphone. Pensate a tutte le volte che magari ci si ritrova ad aspettare 5 minuti e subito si tira fuori il telefono e si fanno tutta una serie di operazioni. Nel giorno medio, quindi, questi sono gli ultimi dati di Audiweb, troviamo che il 67% del tempo degli utenti che stanno online viene utilizzato proprio da mobile, fruito da mobile. E questo vale moltissimo non soltanto diciamo in alcune fasce della popolazione, ma in maniera sempre più diffusa, per cui sia gli utenti giovani dai 18 ai 24 anni, sia gli utenti diciamo dai 25 ai 54 hanno una fruizione prevalentemente da mobile. Fanno soltanto un po' eccezione gli utenti ovviamente sopra i 55 anni, che si stanno anch'essi avvicinando al mobile, ma un po' più lentamente rispetto ad altri. Intanto, cosa succede dal punto di vista dell'e-commerce? Beh, succede che il volume di affari cresce e ci troviamo, sebbene il nostro non sia uno dei mercati più grandi in Europa, comunque a riscontrare una crescita a due cifre. La proiezione che vedete da osservatori.net è che sul 2015 ci potrebbe essere un volume di 15 miliardi di euro in termini di transazioni online. Quando parliamo di transazioni online parliamo ovviamente di qualsiasi cosa, quindi dall'acquisto di un biglietto elettronico per il treno, per esempio, all'acquisto di prodotti. Quindi dobbiamo pensare a un paniere molto ampio. Quello che però ci interessa capire è che dal 2007 al 2015 si è triplicato il volume di affari. Quindi potrebbe essere il caso appunto di cogliere anche questo tipo di evoluzione e capire se la vostra azienda può investire su questo. Che cosa si vende online? Questo è un panorama abbastanza interessante che mostra dal 2007 a oggi le categorie di prodotti, ma in realtà anche di servizi venduti. Se voi guardate nella prima parte, nel 2007, troviamo una preponderanza di servizi turistici, come
Quindi idealmente si andava online soprattutto per trovare dei pacchetti, albergo più volo, oppure biglietti del treno scontati, oppure se avete presente sono anche gli anni in cui comunque EasyJet e Ryanair sono esplose, no? Quindi soprattutto legate al turismo. Andando avanti col tempo ci accorgiamo che il volume appunto di vendite aumenta e il turismo, pur mantenendo una forte importanza, diminuisce in termini relativi, quindi passa da un 53% a un 37%, mentre ci sono altri comparti che acquisiscono importanza. Vi invito a osservare per esempio il comparto dell'abbigliamento, che è interessante perché una delle cose che si dicevano una decina d'anni fa era che l'italiano medio non avrebbe mai comprato dei capi d'abbigliamento online perché è molto più bello andare in negozio e poterli provare. Questa statistica dimostra che invece anche questa abitudine è cambiata e quindi molti italiani, trovando convenienza, acquistano anche abbigliamento online. Un'altra cosa che vi volevo fare notare è che piano piano si affaccia anche il mercato degli alimentari, quindi quel piccolo grocery dell'1% è ancora molto piccolo, però ci fa capire che una delle evoluzioni che ci potrebbero essere in un tempo futuro è anche quella dell'acquisto di beni alimentari, magari non quelli deperibili, però insomma si inizia già a ragionare su tutta una serie di beni. Uno degli elementi che ha aiutato gli italiani ad avvicinarsi all'e-commerce, oltre alla convenienza perché spesso si trovano online più offerte, è anche la crescente sicurezza nei confronti delle transazioni online. Sostanzialmente da questo grafico vediamo che il mezzo di pagamento più utilizzato è la carta di credito, che però è calata leggermente a favore di altri sistemi come PayPal. Vi invito a concentrare l'attenzione su questo perché PayPal è un sistema che offre una duplice garanzia all'utente e quindi garantendogli che in caso di, diciamo, transazioni fraudolente ci sarà un rimborso, crea una maggiore fiducia nell'ambito dell'e-commerce e delle transazioni online. Quindi questo è stato molto importante per aiutare le persone anche a non avere il timore di mettere appunto la propria carta di credito all'interno delle piattaforme di e-commerce. Se voi notate, ora è sempre più facile acquistare tramite PayPal. Quindi questa è una cosa da tenere in considerazione qualora voi appunto voleste vendere online. Quindi ragionate eventualmente sull'inserimento di PayPal. Nei metodi di pagamento altro, quelli che vedete più piccoli, vi renderete conto che ci sono i metodi più tradizionali, quindi si va dal bonifico bancario al contrassegno, però stanno diventando di anno in anno sempre meno rilevanti, quindi infatti siamo passati in appena 2 anni di tempo da un 8% a un 5%, segno che appunto c'è sempre più fiducia sulle transazioni, diciamo, con carta di credito e PayPal. Cosa succede con la diffusione del mobile? Sicuramente molti italiani fanno ancora fatica ad acquistare tramite mobile perché molti siti hanno anche delle difficoltà, magari non sono concepiti per essere fruiti appunto da smartphone, però è anche vero che invece piattaforme come Amazon invece rendono molto facile l'acquisto. Quindi quello che osserviamo è che dal 2012 a oggi abbiamo avuto assolutamente una grande crescita degli acquisti da smartphone. È vero che stiamo parlando ancora di meno di 2 miliardi contro i 15 complessivi dell'e-commerce, però mi pareva interessante mostrarvi proprio il tasso di crescita. Quindi è molto bello vedere che comunque sia, anche in questo ambito, quelle che erano alcune delle paure degli italiani, cioè l'instabilità magari dell'acquisto via mobile perché le reti potevano essere lenti, perché non ci si sentiva sicuri, ecco, queste paure piano piano stanno cadendo. Quindi questo dato rende per noi ancora più importante ragionare sul fatto che un eventuale nostro sito sul quale vendere debba essere un sito ottimizzato sicuramente anche per i dispositivi mobile. Un'altra cosa sulla quale volevo attirare l'attenzione è sicuramente l'importanza del digitale per le esportazioni. In Italia abbiamo molte situazioni, molte imprese di eccellenza,
che possono trovare una audience all'estero, ecco, il digitale rende più facile ottenere dei buoni risultati in termini di business. Questo studio, effettuato già nel 2013, quindi un paio di anni fa, da Google e Doxa, mostra che le piccole imprese possono trarre un ottimo beneficio dall'utilizzo appunto del digitale per le esportazioni, creando un vero nuovo volume di traffico e di transazioni. Quest'ulteriore grafico, che invece è più recente, ci mostra alcuni dei settori più promettenti per l'esportazione in Italia. Quindi il tessile, l'esportazione di macchine agricole, di macchinari, mobili, arredo e agroalimentare. Sono solo alcuni dei settori dove vale la pena ragionare sulle opportunità appunto di un export aiutati dal digitale, perché naturalmente creare una rete commerciale in mezzo mondo è difficile, ma creare delle campagne di comunicazione che portino un e-commerce può diventare fattibile anche per un'impresa artigiana o per una piccola media impresa. Purtroppo quello che riscontriamo, quindi finora vi ho raccontato tutta una serie di cose, diciamo, abbastanza positive, no? Quindi l'e-commerce che cresce, gli utenti che hanno meno paura di acquistare. Ecco, la cosa che purtroppo ancora non funziona molto nel nostro territorio è il numero di aziende che vendono online. Questo grafico abbastanza impietoso ci fa vedere che rispetto alla media europea, dove il 15% delle aziende vendono online, in Italia appena il 5% vende online. Siamo i penultimi in Europa, quindi questo purtroppo ci fa capire che non c'è soltanto la paura degli utenti da combattere, ma anche la paura delle aziende, perché in qualche modo la domanda sta crescendo, ma molte aziende non sono ancora pronte o stanno ragionando ora sul fatto di vendere online. Quindi questo dato per noi è molto preoccupante e vi invito appunto a ragionare sul fatto che le opportunità invece ci siano. Quindi è importante capire che c'è un ritardo proprio dal lato dell'offerta. Capiamo ora in che modo la vostra azienda può valutare come entrare nell'e-commerce, quindi quali sono le valutazioni che vanno fatte internamente. Si tratta di passaggi molto importanti perché ciascuna azienda ha delle sue specificità. E di tutte le cose di cui parleremo oggi, solo alcune potrebbero essere adatte al vostro caso. Quindi iniziamo questa breve analisi che si articola in 3 punti. Il primo punto riguarda i canali digitali che sono già attivati. Per esempio, è importante capire se l'azienda dispone già di un sito web. Inoltre, è importante anche se questo sito web viene gestito internamente o esternamente. Dovreste valutare il fatto che un sito web, diciamo, attuale, quindi che sia in grado anche di affrontare le sfide del digitale oggi, dovrebbe essere un sito web dinamico, quindi non un sito web fatto una volta e poi lasciato lì, no? Quindi cercate di capire se avete già l'attitudine di saper gestire un sito, aggiornarlo e renderlo, diciamo, facilmente fruibile dagli utenti, o se invece vi serve un supporto esterno per raggiungere questo obiettivo, perché è molto importante. L'altro aspetto sono i canali digitali social, quindi anche qua fate un attimo una sorta di mente locale su quali sono i vostri canali attualmente utilizzati. Spesso avviene che un'azienda decida di essere presente su molti canali, ma che poi non li presidi nel modo giusto, quindi magari siete su Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e quant'altro, ma in molti di questi non state facendo adeguati aggiornamenti e non state curando la relazione con il cliente. In altri casi potreste invece avere dei canali gestiti esternamente. Anche questo è importante da considerare nel momento in cui vogliate aggiungere alla vostra strategia di comunicazione anche una strategia di vendita online. Il secondo aspetto molto importante riguarda l'organizzazione dell'azienda, perché spesso, soprattutto nelle imprese piccole e medie, si hanno delle grandi idee, anche molto buone, anche molto creative, ma poi purtroppo non si hanno le risorse interne. Quindi valutate in primo luogo se esistono delle competenze digitali e delle persone che avranno il tempo di seguire l'attività, perché si tratta comunque di attività complesse che non possono essere fatte fra una cosa e l'altra. Quindi
Questo è un aspetto molto importante. Il secondo tema riguarda il protocollo di gestione di una comunicazione online, ovvero cosa succede se c'è un utente scontento che per esempio fa un commento negativo. Abbiamo già avuto modo di fare una specie di protocollo, ovvero in che modo si risponde all'utente scontento, in che modo si affronta una crisi online. È vero, non è detto che capiti, anzi ci auguriamo che non capiti mai che ci sia un utente scontento, ma qualora questo dovesse avvenire dovrete essere pronti, perché di tante cose positive che accadono online ci sono anche alcuni rischi, come per esempio il rischio di una piccola crisi di reputazione. Quindi su questo dovete essere molto attenti e molto preparati. Infine, il terzo punto, non meno importante, è proprio la strategia di vendita. Quindi, partendo dalle vostre forze, dalla vostra organizzazione e dalla vostra attuale presenza digitale, dovete essere in grado di valutare se vi interessa, per esempio, presidiare il mercato locale e accrescere la vostra audience, però mantenendovi, per esempio, in un ambito circoscritto, se volete lanciarvi su tutto il mercato nazionale o se invece intendete lanciarvi su quello internazionale. In questo caso, quello che vi invito a fare è proprio quello di valutare con grande realismo anche la quantità di tempo e di energie che occorrono per lanciarsi su diversi mercati, ognuno dei quali ha delle specificità da conoscere. Infine, nella strategia di vendita è importante capire anche qual è il nostro unique selling point, cioè cos'è la cosa unica che ci rende appetibile, qual è la cosa sulla quale faremo leva per vendere online. Passiamo ora a capire la differenza fra e-commerce e marketplace e a comprendere quale può essere più opportuno per voi. Intanto i marketplace li definiamo come siti internet di intermediazione per la compravendita di un bene o di un servizio. Sembra molto complicato, ma in realtà altro non sono che i nostri Amazon, eBay e così via. Dal punto di vista dell'azienda vi ho tracciato una tabella molto schematica di quali sono le principali differenze fra avere un e-commerce, diciamo, gestito dall'azienda oppure avere, scegliere un marketplace. Allora, partiamo dall'e-commerce. Quando parliamo di un e-commerce aziendale, parliamo di un sito proprietario che vende solo i nostri prodotti, per esempio tramite un content management system, quindi cosiddetto CMS, che può essere PrestaShop, Magento, Blogging, oppure può essere realizzato ad hoc. È necessario impostare correttamente la piattaforma, compresa la parte relativa ai pagamenti, e si ha un controllo totale su ogni fase del processo di vendita. Tuttavia, come punto negativo, c'è la necessità di lavorare molto sulla visibilità del proprio e-commerce, lavorando quindi sia sull'ottimizzazione per i motori di ricerca, la SEO, sia sulle campagne a costo per click, sia su altri tipi di pubblicità, per esempio quella sui social. Il marketplace, invece, di positivo ha che sicuramente si occupano loro della promozione. Nessuno ha bisogno di spiegare oggi a noi che cos'è Amazon o eBay, bene o male li conosciamo tutti e bene o male le persone vanno già all'interno di queste piattaforme. Tuttavia, all'interno di queste piattaforme così conosciute ci può essere un'alta concorrenza tra i venditori e quindi potremmo trovarci costretti a ribassare i nostri prezzi. Inoltre, pensando in maniera un po' lungimirante, è difficile che riusciamo a promuovere molto il nostro brand. Quindi sostanzialmente questi sono i lati un po' che differenziano le due tipologie di vendita online. Fra i marketplace generalisti, quello che sicuramente conosciamo meglio e che è più diffuso è Amazon. Il modello di vendita si basa su due modalità, l'account di base e l'account pro. L'account di base sostanzialmente è adatto per iniziare perché consente di effettuare fino a 40 vendite al mese e non si paga nulla se non sostanzialmente una commissione per ogni articolo venduto pari a 99 centesimi. Quindi quando voi volete iniziare, fare dei tentativi senza fare grossi investimenti può essere una buona scelta. L'account pro invece ha una quota di abbonamento mensile di 39 euro ma non ha alcun limite quanto ai prodotti venduti. Come vedete e come vi accennavo, in realtà è arrivato, sbarcato il cibo anche su Amazon,
questo è un'esperimentazione che ha avuto luogo negli Stati Uniti, ma anche in Italia sempre di più si sta aprendo questa opportunità. Amazon gestisce da qualche tempo a questa parte anche la logistica, quindi se vorrete potrete affidare anche, diciamo, questa parte ad Amazon che, se non altro, è molto efficiente. Quindi non dovreste neanche più preoccuparvi sostanzialmente di gestire tutta questa parte che può portarvi via molto tempo. eBay ha un altro modello basato intanto su una tariffa di inserzione, quindi già il fatto di inserire degli articoli vi fa spendere qualcosa. C'è anche qui una commissione sul valore del venduto che però varia a seconda di diverse tipologie, quindi se siete venditori professionali o non professionali e se fate parte di categorie di un certo tipo, per esempio auto e moto hanno delle tariffe diverse da altre. Sia su Amazon che su eBay potete creare delle vere e proprie pagine dei merchant inserendo le vostre diciamo i vostri elementi grafici, quindi creando un pochettino un vostro ambiente, cosa che invece non avviene, per esempio, su quello che viene chiamato Kijiji o eBay Annunci, che è uno dei tanti siti, come anche subito.it, legato al mondo degli annunci gratis a dimensione locale. Quindi la differenza principale è proprio questa, no? Non potete creare un vostro shop e non potete fare campagne nazionali o internazionali. Quindi i costi di accesso sono molto più bassi, ma anche le opportunità sono differenti. Non dimentichiamoci che ci sono anche nuovi attori internazionali. In questa schermata vi mostro Alibaba, che è un altro e-commerce, marketplace, diciamo, molto conosciuto e all'interno del quale ormai si trovano tantissimi prodotti anche qua in Italia. Quindi non sottovalutiamo, oltre ai marketplace tradizionali, anche questo nuovo arrivato che, insomma, potendo godere anche di un grandissimo mercato che è quello cinese, è molto forte e si sta diffondendo sia in Europa che negli Stati Uniti. Vi basti sapere che il numero di acquirenti attivi di Alibaba ha superato, anzi ha quasi raddoppiato già, quelli di eBay. Questa statistica si riferisce all'ultimo quarto del 2014, quindi vedete che eBay cresce lentamente, mentre Alibaba è cresciuto molto velocemente, appunto anche grazie al loro mercato interno, perché Alibaba è cinese, quindi figuratevi un po' loro che base di partenza possono già avere. Se qualcuno di voi si occupa di B2B non si deve preoccupare, perché in realtà anche dal punto di vista del B2B esistono delle opportunità. In questo caso vedete Amazon Supply, quindi il marketplace B2B di Amazon, ma esistono anche tanti altri marketplace verticali, come per esempio thomasnet.com, che è legato al mondo dell'ingegneria e dell'edilizia. Se appunto avete modo di esplorarlo, ci sono marketplace legati un po' a tutto, quindi dalla casa al design, alla moda, passando per l'artigianato. Quindi veramente uno scenario molto molto ampio. Non dimentichiamo che alla fine di tutto però molte persone fanno ancora delle ricerche non andando direttamente sui siti, quindi non andando direttamente su eBay o Amazon, o tantomeno sul vostro sito e-commerce che magari è appena nato e quindi non è ancora così conosciuto, ma andando attraverso Google. Quindi è molto importante riuscire anche a comprendere come ci posizioniamo all'interno di Google, che per molti è davvero un po' la porta d'ingresso prima di arrivare, insomma, un po' da qualsiasi parte. Passiamo ora a un'ulteriore fase. Immaginiamo che abbiate fatto una vostra valutazione dell'azienda e che appunto vi siate guardati attorno per capire se vi conviene di più il marketplace oppure un e-commerce proprietario, o perché no, addirittura tutte e due le modalità. Questi sono alcuni degli strumenti di ascolto che vi permettono di vedere quale rilevanza state acquisendo sul web o avete già acquisito. Google Alert è molto semplice, consente di creare degli avvisi che si possono ricevere direttamente sulla propria casella email, che deve essere però di Google. Basta inserire una parola chiave e Google Alert provvederà quindi a mandarvi dei report che possono essere settimanali oppure giornalieri, e possono provenire da una varietà di fonti, dipende da come lo impostate.
Questo vi permette di capire se parlano di voi. Quindi, naturalmente, se voi presidiate bene il sito, i social e altri canali, avrete molte informazioni. Se invece la vostra comunicazione è carente, vi accorgerete che Google Alert farà fatica a mandarvi dei report perché avrà poco da trovare, poco da dire. Per quanto riguarda invece capire l'ascolto sui social, esiste un altro strumento, anch'esso gratuito, chiamato Social Mention, che consente appunto di monitorare la presenza dell'azienda su blog, immagini e video. Tenete conto che questo è utile per capire anche se per esempio voi non avete ancora delle pagine su Facebook o su altri social, ma parlano di voi. Quindi se siete citati tramite Social Mention lo potete capire. In questo caso ho inserito il nome di un'attività online dove vediamo che ci sono dei comunicati stampa e questi comunicati stampa non è detto che l'azienda sapesse che sarebbero usciti e che sarebbero stati diffusi sui social. Quindi se volete sapere appunto se parlano di voi, questo è un buono strumento. Un altro strumento da associare ai due precedenti si chiama Ice Rocket e consente di monitorare la presenza dell'azienda su blog e social. Quindi stesso meccanismo sostanzialmente di Social Mention. Bene, allora, intanto iniziamo a vedere qualche domanda che è arrivata. Allora, se si decide per la creazione di un e-commerce, quali sono le cose da chiedere a un'agenzia in fase di preventivo? Beh, allora, alla luce di quello che abbiamo detto, alcune cose sono molto importanti. In primo luogo dovete capire se l'agenzia, quindi quando dico agenzia parlo di una web agency, no? Quindi chi vi costruirà il sito, è più propensa a crearvi un sito con e-commerce, con un CMS proprietario, come appunto PrestaShop o altri, o creandovelo da zero, perché se ve lo crea da zero il giorno che magari volete cambiare agenzia potreste avere dei problemi di compatibilità, mentre se ve lo crea con una piattaforma come PrestaShop, Magento o altre, sicuramente è più facile poi cambiare anche agenzia. Quindi questo è un primo elemento. Un secondo elemento molto importante riguarda il fatto che qualsiasi piattaforma voi scegliate deve essere visibile da mobile e ben utilizzabile. E questo alla luce dei dati che abbiamo potuto osservare, no? Quindi avendo sempre più utenti che navigano da mobile, l'agenzia deve garantirvi un buon servizio da questo punto di vista. Infine vi direi anche che l'agenzia dovrebbe già dirvi se su questa piattaforma che vi sta creando si può lavorare sull'ottimizzazione per i motori di ricerca. Molte delle piattaforme che ho citato, come PrestaShop e Magento, sono già preimpostate, per esempio. Un'altra domanda. Allora, la domanda è: conviene essere presenti su un solo marketplace o può essere conveniente utilizzarne diversi? Beh, questa è una domanda un po' generale, comunque tendenzialmente dipende anche da quanto siete disposti a spendere. Naturalmente, come abbiamo visto, se voi state su Amazon non ci sono particolari, diciamo, costi da sostenere inizialmente. Mentre invece su eBay potreste avere dei costi già iniziali, quindi quelli di inserimento i prodotti. Quindi valutate voi anche poi sulla base delle forze interne che avete per riuscire poi a monitorare i risultati di ogni piattaforma. Questo è importante. Mi chiedono poi cosa sono i B2B, scusatemi, sono stata un po' criptica, quando parliamo di B2B parliamo di marketplace dove le aziende vendono ad altre aziende e non ai consumatori finali. Quindi quello che volevo dire è che per esempio Amazon ha tutta una sezione dedicata al consumatore finale che per esempio compra un paio di scarpe o un computer, ma anche una sezione dedicata alle transazioni fra aziende. Infine, come ha detto che si chiamano gli strumenti, ne ho indicati tre. Il primo, Google Alert, strumento gratuito di Google. Il secondo, Social Mention, anche questo è uno strumento gratuito per monitorare i social. E il terzo, Ice Rocket, che assomiglia a Social Mention sostanzialmente. Vi ringrazio anche per le domande e per la partecipazione. Proseguiamo.
Allora, in questa seconda parte andiamo a capire, una volta che abbiamo preso tutte le nostre decisioni, come funziona Google, quindi come funziona il motore di ricerca e come possiamo ottimizzare i nostri contenuti per posizionarci al meglio. Parleremo poi di social advertising e di advertising su Google e infine analizzeremo i social visuali come Pinterest e Instagram e Google My Business. Il motore di ricerca io l'ho immaginato in maniera un po' fantasiosa come un viandante nella nebbia. Perché dico questo? Perché Google ha il compito abbastanza ingrato di dover fare da mediatore fra una centinaia di migliaia di siti web e le tante richieste che invece fanno gli utenti. Quindi sostanzialmente il suo lavoro è quello di trovare una pertinenza fra quello che gli utenti cercano e quello che i siti web offrono. Sta a noi, di fronte a questo panorama alquanto difficile, essere la parte visibile della montagna e non quella che sta sotto la nebbia. Da qui la metafora. Perché è così importante posizionarsi su Google? Questa tabella ce lo spiega abbastanza bene. La riga, diciamo la linea verde, parla diciamo delle pagine. Quindi la prima pagina di Google riesce a catalizzare il 91% delle visite. Quindi se ci pensate è davvero importante essere lì, perché essere già in seconda pagina vuol dire perdere 9 opportunità su 10 di farsi trovare. La linea viola ci dice un'altra cosa altrettanto importante, ovvero che il primo posto della prima pagina da solo si prende più del 30% dei click. Capirete quindi che essere al primo posto in prima pagina vuol dire aver fatto bingo, mentre già essere al decimo posto della prima pagina è molto meno soddisfacente. Quindi, in linea di massima, per noi è importante, per avere dei buoni volumi di persone che arrivano al nostro sito e al nostro e-commerce, naturalmente lavorare sul posizionamento. Questa è la pagina di risultato della ricerca, che con un acronimo viene chiamata SERP. Purtroppo l'ottimizzazione per i motori di ricerca ha tante parole un pochino tecniche. All'interno di questa pagina dei risultati, quello che potete vedere sono diverse aree. L'area rossa è la parte dei risultati a pagamento, quindi gli annunci di AdWords che voi spesso notate perché hanno un taglioncino giallo sopra. Poi abbiamo la parte azzurra che sono i cosiddetti risultati organici o naturali. Sono i risultati che si trovano lì per la nostra abilità appunto a indicare correttamente a Google che noi stiamo esattamente parlando di quello che cerca l'utente. Infine la parte verde è relativa ai risultati locali. Quindi se io oggi cercassi in questo momento un ristorante nel raggio di 10 km, mi apparirebbe la mappa e mi apparirebbe un elenco di ristoranti geolocalizzato, perché comunque sia ormai quasi tutti i nostri strumenti sono geolocalizzati. L'ottimizzazione per i motori di ricerca è una disciplina che esiste già da molti anni. Qui vi ho tracciato sinteticamente una parte della sua evoluzione più recente. Quelli che vedete scritti in grassetto sono i nomi degli algoritmi di Google, che hanno sempre le sembianze di vari animaletti. Il primo è il panda, che ha iniziato con l'abbassare il posizionamento dei siti di bassa qualità, siti che non davano informazioni utili, che magari erano una raccolta di contenuti altrui, oppure con appunto schede prodotto non corrispondenti al vero, quindi in questo caso una bella pulizia. Il secondo algoritmo è Penguin, che si è scagliato diciamo contro le cosiddette tecniche di SEO Black Hat. Stiamo parlando di tecniche fuorvianti che sono volte a portare l'utente su un sito che in realtà non gli interessa. Altra tecnica che a Google non piace sono i link innaturali, ovvero fare in modo che al vostro sito arrivino molti link provenienti da altri siti che però non c'entrano. Quindi per fare un esempio stupido, se voi vendete frutta e al vostro sito arrivano link che provengono da altri siti che invece vendono farmaci, no? Vi rendete conto che sono link che non c'entrano nulla e quindi Google ha iniziato con il penalizzarli.
Nel 2013 è arrivato Hummingbird, che è il colibrì. E quindi il colibrì cosa fa? Aiuta i siti che riescono a dare appunto intanto una buona esperienza mobile e oltretutto una buona capacità di capire cosa cerca l'utente. Quindi quello che è indicato come conversational search vuol dire che Google riesce piano piano anche a rispondere a delle nostre domande. Quindi se voi quando è finito questo webinar scrivete per esempio su Google quanto è alta la Torre Eiffel o quanto è lungo il Po, vi accorgerete che addirittura risponde lui personalmente alle domande perché capisce proprio il senso di quello che gli chiediamo. Nel 2014 è uscito Pigeon, che invece dà grande importanza alla ricerca local, mentre recentemente è uscito quello che è chiamato Mobilegeddon, che fa un po' paura, no? Perché prende il nome da Armageddon. Vuol dire che tutti i siti che su mobile funzionano male, compresi gli e-commerce, vengono fortemente penalizzati. Quindi bisogna assolutamente, se non avete provveduto, provvedere a questo. Immaginiamo appunto che voi abbiate scelto di avere un e-commerce vostro e che vogliate posizionare al meglio le vostre schede prodotto sul motore di ricerca. La cosa da cui partire è la cosiddetta scelta della parola chiave. In questo grafico si dividono le parole chiave in quelle molto popolari, dove però c'è un'alta competitività. Quindi se voi per esempio vendete scarpe e cercate di ottimizzare un contenuto per scarpe, è vero che ci sono molte ricerche, ma è anche vero che dovrete lottare con tantissimi competitor. Se invece voi vendete sandali di pelle artigianali, è vero che sono sempre scarpe, ma posizionare la vostra scheda prodotto per sandali di pelle artigianali sarà più semplice, perché avrete meno concorrenti e perché risponderete a un'esigenza molto più specifica dell'utente. Questo secondo tipo di parola chiave è chiamato long tail keyword, ovvero parola chiave di lunga coda. Sono le parole chiave specifiche che magari, ripeto, non hanno tante ricerche, ma riescono a soddisfare un'esigenza molto specifica dell'utente. Immaginiamo di aver scelto una nostra parola chiave principale nella scheda prodotto. Dove la dobbiamo mettere? Dobbiamo inserirla in alcuni ambiti che sono quelli che Google va a scansionare per primi. Per esempio il titolo della pagina, il nome del prodotto, ma anche nella descrizione, che deve essere ricca di altre potenziali chiavi di ricerca. Quindi se stiamo ancora parlando dei nostri sandali in pelle, prodotti artigianalmente, possiamo per esempio aggiungere che sono nella descrizione made in Italy, che sono comodi, che sono garantiti 2 anni, quindi cerchiamo, no, di metterci nei panni degli utenti e di dare informazioni che possano essere digitate sul motore di ricerca. Inoltre la scheda prodotto deve essere ben navigabile e ben fruibile naturalmente anche da mobile. Vi faccio vedere alcuni esempi di scheda prodotto. So che è un po' piccolo da leggere, ma vi indico io le cose in cui guardare. In questo caso abbiamo una fascia ad anelli girasol, che è sostanzialmente una fascia porta bebè. Ecco, vedete, sostanzialmente potete leggere che nell'URL c'è scritto fascia ad anelli girasol, nel page title c'è scritto anche qua fascia ad anelli girasol, e così via. Quindi la parola chiave prevalente è stata inserita proprio in quelle parti della pagina che il motore di ricerca va a scansionare per prima. Quando si chiede appunto all'agenzia se la scheda prodotto potrà essere ottimizzata per Google, si parla proprio di questo, cioè del fatto che voi potete inserire dove più opportuno queste parole chiave. Andiamo con un altro esempio. Qui abbiamo una categoria completamente diversa, quindi un album da colorare. Anche qua vedete album da colorare composto da 5 disegni e album da colorare viene ripetuto in diversi ambiti, in modo che chi cerca album da colorare online vada ad atterrare proprio su questa pagina che è una scheda prodotto. Che cos'è invece che non va per niente bene?
questo caso in cui una scheda prodotto altro non è che un PDF. Io arrivo su questo PDF, in questo caso ci sono arrivata volontariamente, ma non l'avrei mai trovato su Google, e questo PDF non ha un titolo né una descrizione né tantomeno un URL che possano fornire indicazioni su quello di cui parla. In questo caso sono delle piante di fragola e se io digito appunto vivaio piante di fragola su Google farò molta fatica a trovare questo risultato perché in nessuna parte della pagina web compaiono appunto le parole chiave che io intendo promuovere. Ribadiamo quindi lo schema per i contenuti, che vale sia per la scheda prodotto che per qualsiasi altra pagina del vostro sito. Bisogna lavorare sul cosiddetto title tag, sulla descrizione, anche sulle immagini. Se voi vendete delle scarpe in pelle artigianali, l'immagine che mettete nella vostra scheda prodotto non si può chiamare, per esempio, immagine 01, ma si deve chiamare scarpe in pelle. E poi appunto ricordatevi che non bisogna neanche esagerare dall'altro lato, quindi riempiendo tutta la pagina di parole chiave, perché rischia di essere poco gradevole per chi legge, e che bisogna tenere sempre al centro la user experience, quindi la possibilità che l'utente davvero sia in grado di, per esempio, acquistare con pochi click anche da mobile. Dove vanno a finire questi dati di cui parlavamo? In realtà non solo sono visti dal motore di ricerca, ma sono visti anche dagli utenti in quello che chiamiamo lo snippet. Questa è la pagina dei risultati della ricerca per articoli per animali. Come vedete, questo è il titolo, quello in blu, articoli per animali, prodotti e cibo per cani e gatti online. Mentre la descrizione è quella che trovate subito dopo l'URL. Questo cosa ci racconta? Ci racconta che noi non soltanto stiamo dando dei segnali a Google affinché capisca che la pagina parla di un certo argomento, ma stiamo anche creando una visualizzazione che potrà essere accattivante per l'utente. Quindi se scriviamo bene e ci facciamo trovare meglio, poi l'utente cliccherà più volentieri. Tutto ciò è attività, diciamo, gratuita, cioè sono cose che voi fate senza dare nulla a Google in termini economici. Passiamo invece ora all'argomento legato alla DV su motore di ricerca. Quindi parliamo di pubblicità per il motore di ricerca. Lasciando la stessa ricerca articoli per animali del precedente esempio, possiamo vedere che i primi tre risultati sono degli annunci. Quindi non sono assolutamente risultati naturali, ma sono risultati proprio legati al fatto che qualcuno abbia acquistato la parola chiave articoli per animali. Cerchiamo di capire meglio. Allora, in primo luogo, per iniziare bisogna creare un account di Google AdWords. Occorre avere un indirizzo di Gmail, tendenzialmente. E all'interno del nostro account potremo creare diverse campagne. Quindi se qualcuno di voi vende diverse categorie di prodotti, potrà lavorare su diverse campagne legate ai diversi prodotti. A loro volta le campagne possono includere diversi gruppi di annunci. Questo senza entrare troppo nel dettaglio per spiegarvi che è uno strumento raffinato e che permette veramente di tracciare tutto quello che fate anche a diversi livelli. L'annuncio è molto breve, sostanzialmente è basato su un titolo che può essere di appena 25 caratteri e su due righe di descrizione che possono essere di 35 caratteri l'una. Poi abbiamo l'URL del sito a cui si intende inviare il nostro utente e poi possiamo lavorare su quelle che vengono chiamate le estensioni. Fra queste, quelle più importanti sono le estensioni di località e di chiamata. Infatti molti utenti navigando da mobile, se trovano il numero di telefono cliccabile, possono chiamarvi direttamente per avere più informazioni prima di procedere all'acquisto online. È anche un modo per creare maggiore fiducia. In che modo funziona la visualizzazione del mio annuncio?
Io creo il mio annuncio, come abbiamo visto prima, e poi faccio in modo che l'annuncio venga visualizzato quando l'utente fa determinate ricerche su Google. Immaginiamo sempre il nostro esempio delle scarpe di pelle artigianali. Io farò in modo che il mio annuncio salti fuori ogni volta che l'utente digita diverse parole chiave, quindi compra online scarpe artigianali, sconti scarpe artigianali, scarpe di pelle made in Italy e così via. Quindi posso scegliere una quantità di parole chiave che è un po', diciamo, arbitraria, posso iniziare con molte e poi via via vedere quelle che funzionano meglio. Ogni click avrà un costo che io posso definire. Quindi, per esempio, io potrò dire che sono disposta a pagare 30 centesimi di euro ogni click sulla parola chiave scarpe di pelle, mentre sono disposta a pagare 50 centesimi di euro ogni click sulla parola chiave scarpe made in Italy. Quindi sono io a decidere fino al dettaglio. Dopodiché, però, questo non basta. Come faccio a sapere come mi posiziono? Ecco, in realtà questo dipende da una serie di fattori. Il primo fattore è il budget complessivo. Se io sono un investitore, diciamo, che mette pochi euro, poche centinaia di euro, perché le barriere di ingresso sono basse, quindi posso fare campagne anche molto piccole, Google non mi metterà proprio fra le sue priorità. Quindi se ho un budget basso sono un po' svantaggiato. Posso però avere un buon punteggio di qualità. Ovvero mi posso accorgere che i miei annunci sono veramente in target con le esigenze dell'utente e quindi l'utente clicca volentieri. In questo caso il mio punteggio di qualità mi farà salire un po'. Infine le estensioni. Quindi se io inserisco l'estensione di cui dicevamo prima, per esempio le estensioni di chiamata o di località o altre ancora, probabilmente mi accorgerò che il mio annuncio ha una migliore performance e quindi il mio posizionamento potrà migliorare. Tutto questo per dirvi che il budget conta, ma conta anche la capacità di scrivere bene gli annunci e di dotarli di tutte le caratteristiche affinché siano utili agli utenti. Qui vi ho messo alcuni esempi. Il primo è concessionario Auto Roma. Come vedete, vi accorgerete che c'è un link azzurro sotto l'annuncio che dice prenota il tuo test drive. Quindi io, per esempio, queste sono schermate di navigazione da mobile, posso cliccando lì con questa estensione prenotare subito. E questo è utile perché magari io non ho voglia, dato che sono su cellulare, di fare molti passaggi. Il secondo esempio, invece, Revisioni Auto Milano, trovate che ci sono diversi site link, ma c'è anche il tasto chiama. Quindi io che sono appunto al cellulare, non ho voglia di navigare, preferisco telefonare e chiedere di avere un appuntamento. Come potete capire, queste estensioni aiutano a convertire di più, cioè ad avere prima un contatto diretto con l'utente potenziale. Quindi le domande da porsi nel creare l'annuncio e nel scegliere quale estensione inserire sono queste. Se sto fornendo o meno un prodotto o servizio locale, quindi in questo caso dovrò inserire la mappa, se è utile che l'utente mi possa contattare, perché magari deve creare ancora una relazione con me, e se alcune sezioni del sito devono essere indicate perché potrebbero essere utili. Quindi se per esempio vendo diversi prodotti, ma so che i miei top prodotti sono due o tre, potrei indicare quelle sezioni del mio e-commerce per indirizzare già il mio utente dove so che probabilmente acquisterà. Quindi anche in questo caso, quando creo un annuncio, lo faccio in maniera assolutamente strategica e non così tanto per fare, no? Perché a volte la tentazione è di fare delle cose in maniera un po' approssimativa, mentre invece l'invito è quello di ragionare sempre strategicamente prima di iniziare qualsiasi attività promozionale. Quando utilizzare quindi gli annunci sul motore di ricerca? Sicuramente è utile quando creo un nuovo sito o quando il mio sito non si posiziona bene. Immaginiamo che qualcuno di voi voglia partire da zero con un e-commerce, potrebbe essere utile creare appunto una campagna su Google AdWords. Se voglio raggiungere obiettivi di vendita, quindi so che entro fine mese devo vendere più
di quanto sto vendendo finora, in una fase appunto di startup, ma anche in una fase in cui voglio portare in alto il mio marchio, che è la cosiddetta awareness, ovvero creare consapevolezza e attenzione intorno al marchio. Infine anche per controllare la concorrenza. Dopodiché, se create una campagna che porti l'utente sul sito, dovete essere attenti che sul sito l'utente si trovi bene e che non scappi naturalmente. Affrontiamo ora il tema della pubblicità sui social. Se sul motore di ricerca la pubblicità si attiva quando l'utente ha già un'intenzione ben precisa di ricerca di un prodotto o di un servizio, sui social si parla di native advertising, ovvero l'utente che naviga per i fatti suoi si trova di fronte a degli annunci pubblicitari. Anche qua abbiamo diverse tipologie di pubblicità che possono puntare a diversi obiettivi, dalla crescita del numero di fan agli aggiornamenti della pagina. Voi sapete che su Facebook, infatti, le aziende possono avere delle pagine proprio strutturate, che sono differenti dagli account privati. Una cosa utile è anche che gli annunci su mobile si vedono molto bene, come potete osservare dalla schermata, e quindi attirano l'attenzione. Attenzione però, perché non è detto che Facebook sia per voi un vero e proprio strumento di vendita. Molti venditori stanno lavorando su Facebook, quindi vedete che fra le strategie di marketing quella degli annunci su Facebook è sempre più diffusa. Quello che sicuramente è interessante è che queste pubblicità, oltre a essere integrate nel flusso di notizie, hanno una dimensione sociale. Quindi potete vedere che anche ai vostri amici, per esempio, piace una determinata azienda. Non andrò a vedere tutti gli aspetti tecnici di questa pubblicità perché esiste già un webinar che potete consultare, che è quello legato al social media marketing. Quello che vi voglio invitare a fare è avere chiaro l'obiettivo della campagna e il beneficio che ci attendiamo da questa campagna, creare diverse campagne da monitorare per valutare l'efficacia e comprendere che naturalmente questo ambiente ha delle sue regole. Anche su Twitter si può fare pubblicità. Effettivamente questa statistica ci dice che, soprattutto in un ambito estero, a dire il vero, ci sono molte piccole e medie imprese che stanno ragionando su questo canale. In realtà quello che vi faccio notare da queste slide, che scorro abbastanza velocemente, è che tendenzialmente a oggi sono ancora soprattutto le società medio e grandi. Qui vedete Corona, qui vedete Amati, che invece è una società che è piccola media e si è lanciata da poco e per esempio fa degli annunci su Twitter che indirizzano al sito web. Tenete conto che le tipologie di annunci di Twitter e di Facebook sono molto simili, quindi possono essere legate ad avere un seguito maggiore oppure possono portare al sito web. Per concludere, su Twitter, quindi, ricordatevi che è un ambiente molto diverso da quello di Facebook, dove bisogna essere molto attenti, comprendere il messaggio e saperlo presidiare. Inoltre, la logica, anche in questo caso, non è tanto quella della vendita, ma quella della creazione di relazioni e di un'interazione con il pubblico. Non è detto, quindi, per concludere, che ogni azienda debba stare su Twitter né come presenza, diciamo, di comunicazione né come presenza pubblicitaria. Esistono poi nuovi social network visuali, di cui vi parlo brevemente in questa parte. Uno di questi è Pinterest, che ha la caratteristica positiva di portare traffico al vostro sito web e anche al vostro e-commerce, se deciderete di utilizzarlo. In questo esempio potete vedere che su Pinterest abbiamo 1,5 milioni di utenti attivi in Italia ed è un audience prevalentemente femminile. Attenzione però, perché ha una buona capacità di spesa. Quindi se c'è qualcuno di voi che si occupa di vendere prodotti, per esempio, di design o di moda, potrebbe essere un buon canale. È possibile avere un profilo business che ha caratteristiche differenti dall'account personale,
all'interno del profilo business, questo in realtà è gratuito, quindi si chiama business ma non è che abbia costi aggiuntivi, ogni immagine può essere linkata tranquillamente all'e-commerce. Quindi io per esempio in questo caso ho inserito un lampadario creato da questa artigiana, lei su Pinterest porta utenti al proprio e-commerce, che in questo caso è su Etsy, quindi su un marketplace legato al mondo del design e dell'artigianato. Instagram invece è differente perché non permette di inserire foto linkate al vostro e-commerce, però è interessante perché prende la fascia dei giovanissimi, quindi potrebbe essere utile per voi qualora abbiate questo tipo di pubblico. In questo esempio vedete un negozio fisico che ha deciso di aprire una sua pagina di Instagram sulla quale ha stabilito in poco tempo oltre 3.000 persone che li seguono, ma deve mantenere anche una relazione molto stretta con loro. Quindi se per esempio non conoscete bene questo canale o se per esempio non avete il tempo materiale di rispondere alle interazioni, è difficile che possiate avere successo perché è un canale appunto basato su un grande dialogo. Anche qua, come su Pinterest, poi dovreste essere in grado di offrire delle fotografie molto accattivanti dei vostri prodotti. Come vedete, in realtà su Instagram quello che si cerca di fare è di rimandare le persone allo shop, ma non essendoci un link diretto, la cosa appunto avviene in maniera più artigianale. Proprio per questo occorre una grande interazione. Ultima cosa, pare che su Instagram potrà apparire fra non molto la pubblicità, mentre su Pinterest per il momento ci sono i cosiddetti rich pin che però non sono a pagamento. Quindi la situazione si potrebbe evolvere, ma per ora non c'è pubblicità in nessuno dei due canali. Parliamo ora di un ultimo strumento che è Google My Business. Si tratta di uno strumento gratuito di Google che permette di inserire la nostra attività sulle mappe. In questo caso vedete che questa attività, questa impresa, ha il proprio segnaposto sulla mappa e ha anche alcune informazioni, come per esempio l'indirizzo e il numero di telefono e l'orario. Sia l'indirizzo che il numero di telefono sono attivi, quindi una persona che naviga da mobile, per esempio, cliccando sopra può ottenere queste informazioni. In realtà, oltre alla geolocalizzazione, My Business offre la possibilità di ottenere recensioni, quindi se voi avete anche un punto vendita può essere molto utile, e di inserire uno strumento molto interessante di esplorazione degli ambienti. In questo caso, tramite questo strumento, si può far visitare addirittura uno showroom come se si fosse all'interno. Quindi con la tecnologia di Google, quella che ha reso possibile Google Earth, per intenderci, si può anche entrare e navigare all'interno di un ambiente. Quindi per esempio se avete un bellissimo showroom e volete far fare un tour virtuale ai vostri clienti, questo potrebbe essere lo strumento giusto. Bene, abbiamo fatto questa veloce carrellata, abbiamo parlato di tanti metodi per promuovere la vostra attività, naturalmente non è che dovete farli tutti subito. Andiamo un attimo a vedere le vostre domande. Allora, è vero che se si investono bene, che se si investono buone cifre su AdWords migliora anche il posizionamento naturale del sito web? Allora, questo è un grande mito, diciamo. In realtà, come ho cercato di spiegarvi, il posizionamento naturale, quindi quello che si ottiene tramite il lavoro sulle parole chiave di cui vi ho parlato, e il posizionamento pubblicitario per Google sono assolutamente separati. Quindi la risposta è no, per essere sintetici. La seconda domanda è invece se la pubblicità su Facebook è obbligatoria per avere un buon numero di fan. Ecco, diciamo che Facebook ha cambiato alcune delle sue regole, e quindi anche Facebook ha un algoritmo che determina la visibilità dei contenuti, ma effettivamente quindi oggi può essere
utile fare dell'advertising se si vede che non si riesce a raggiungere il numero desiderato di fan. Quindi se la vostra pagina esiste da tempo, probabilmente non ne avrete bisogno. Se la dovete aprire ora, è possibile. Allora, come si opera per promuovere servizi, magari tramite LinkedIn? Allora, sull'aspetto di LinkedIn, beh, sicuramente è molto importante avere una presenza come pagina aziendale, ma può non bastare, perché la pagina aziendale, per quanto ben compilata, non attira molti utenti. Invece è importante partecipare a gruppi di discussione, per esempio quelli legati ai propri prodotti o servizi, in questo caso servizi appunto, e anche iniziare a mettere degli aggiornamenti. In realtà, quindi, non è soltanto la presenza, ma la capacità di relazione, perché se io sulla mia pagina non faccio nulla, difficilmente le persone arriveranno da me. Se invece inserisco tutta una serie di aggiornamenti utili, diventerò anche un po' più, come posso dire, autorevole per l'argomento. Inoltre, anche su LinkedIn esiste una pubblicità che però ha dei costi molto elevati. Quindi da un lato è molto efficace perché consente di profilare al massimo, quindi posso addirittura arrivare a scegliere il tipo di figura aziendale, il tipo di anzianità, ma dall'altro ha dei costi che sicuramente sono più alti delle pubblicità su Facebook e Twitter che vi ho fatto vedere finora. Bene, grazie ancora per le domande, andiamo avanti. In questa parte siamo arrivati al punto in cui finalmente abbiamo acquisito il nostro cliente, no? Quindi immaginiamo di essere riusciti con le varie tecniche di cui abbiamo parlato finora a catturare l'attenzione del cliente e ad fargli fare un primo acquisto. Iniziamo a ragionare sulla pagina Facebook, sull'uso di Twitter e su come si comportano imprese artigiane e PMI su questi canali. Allora, come vi accennavo velocemente, la pagina Facebook è assolutamente differente dall'account personale, quindi dal profilo. Che quali sono alcune delle specificità? In primo luogo, la pagina Facebook offre la possibilità di ottenere delle statistiche avanzate su quello che fanno gli utenti, i post che piacciono di più e così via. Quindi ha delle funzioni aggiuntive. Inoltre la pagina Facebook consente per esempio di creare dei post programmati. Questo è molto utile perché se voi per esempio ad agosto chiudete, e mi auguro che qualcuno di voi possa andare un po' in vacanza, ecco, potete programmare alcuni post che tengano un po' compagnia al vostro pubblico. Questo per esempio sul profilo personale non si può. Altra cosa che è possibile fare naturalmente è ottenere delle recensioni sulle pagine locali, quindi non tutte, ma alcune pagine possono avere delle recensioni. In questo caso ho preso come esempio un piccolo e-commerce legato a prodotti, diciamo due tipi di prodotti naturali per la cura del corpo e prodotti per le mamme e per i bambini, quindi diciamo due categorie merceologiche. Questo e-commerce ha questa pagina Facebook collegata a 1400 persone che viene utilizzata proprio per mantenere la relazione con il pubblico. In effetti, quello che vi voglio dire è che la pagina Facebook può essere una sorta di hub per la relazione. Sì, il sito deve essere ben fatto, l'e-commerce deve essere assolutamente fruibile, però molte volte la persona non va tutte le volte sul sito, no? Mentre se invece riesco a farlo diventare mio fan su Facebook, potrò accompagnarlo nelle sue attività quotidiane. È un po' come avere un buon amico al bar, no? Nel senso che io al bar ci vado tutti i giorni, se appunto trovo sempre la stessa persona che mi ricorda, no, che ho una buona relazione, che la transazione è andata bene e così via, questo mi aiuta. Quindi sicuramente essere su Facebook e riuscire a catturare i nostri acquirenti è un ottimo metodo. Come fare? Invitarli naturalmente ogni volta che compiono una transazione online e spiegare loro, per esempio, che tramite Facebook possono accedere a delle promozioni. Ricordiamo sempre che Facebook è molto dispersivo, quindi per riuscire ad avere l'attenzione del mio pubblico
devo anche adottare una strategia comunicativa adeguata. Una delle cose che posso anche fare è inserire una parte del mio e-commerce proprio sulla pagina Facebook. Eco Artigianato, con l'integrazione con Blomming, è riuscito proprio a creare una specie di piccolo e-commerce all'interno della pagina. Quindi non è detto che Facebook sia necessariamente il principale canale di vendita, ma è vero che posso comunque tentare di indirizzare il mio utente sull'e-commerce anche integrandolo in questo canale. Una cosa alla quale bisogna prestare grande attenzione per mantenere diciamo una buona relazione con l'utente è il piano editoriale. Non prendetevi paura, quando parliamo di piano editoriale non intendiamo dire che dovete diventare degli editori, no? Intendiamo dire però che come qualsiasi canale di comunicazione, anche Facebook ha bisogno di una strategia. Quindi, quando apro una pagina Facebook, non la apro così perché ce l'hanno tutti, ma la apro proprio perché voglio coccolare un pochettino il mio utente. Siamo tornati all'esempio di Eco Alternativa. Ecco, se voi notate, per esempio, fanno uso di belle immagini e cercano di sfruttare tutte le potenzialità di Facebook. Vi faccio vedere alcuni esempi. Allora, per esempio, guardate qua, vedete dove sto cliccando, utilizzano gli hashtag. Molti di voi magari non lo sanno, ma anche su Facebook si possono utilizzare degli hashtag. Quindi vedete che sostanzialmente vanno a utilizzare questo canale in maniera abbastanza strategica. Come vedete, poi inseriscono il link, ecco qua, allo shop online. Siccome le transazioni a uno shop possono essere anche abbastanza lunghe, noi non possiamo sapere se sarà efficace, diciamo, questo link immediatamente. Sicuramente però potrà esserlo col tempo, nel senso che io magari inizio a vedere il post, inizio a guardare l'utilizzo che si fa del prodotto tramite le foto, inizio a provare appunto fedeltà verso l'e-commerce perché dopo avermi venduto il primo prodotto continua a darmi informazioni utili. Ecco. Questo tipo di relazione mi può portare dal primo al secondo acquisto, per esempio. Pensiamo comunque che su Facebook l'utente è a un clic di distanza da qualsiasi altra cosa, quindi noi dobbiamo continuamente dargli degli ottimi motivi per occuparsi di noi e per non andarsene. Quindi il piano editoriale è anche volto a dare da un lato informazioni sui nostri prodotti, ma dall'altro anche informazioni utili per l'esperienza di vita dell'utente. In questo caso, visto che ci troviamo appunto nell'ambito delle famiglie, il secondo post che ho qui inserito si mette un po' dalla parte del pubblico, diciamo, vedete, e dice regola numero uno per passare buone vacanze, scegliere buoni compagni di viaggio. Quindi è vero che poi c'è anche la parte promozionale, ma ci si mette proprio nel mood del cliente che ora, avendo una famiglia con dei bambini piccoli, deve capire come organizzarsi per le vacanze. Quindi il suggerimento di acquisto viene sicuramente percepito in maniera più positiva quando è inserito all'interno di questo tipo di relazione. Immaginate se invece di fare questo tipo di post avessero messo semplicemente una scritta, vai subito sul nostro shop e compra questo prodotto, quantomeno sarebbero stati attenti a capire le esigenze dell'utente e a capire anche il linguaggio di questo social, dove, come dicevamo, a un clic di distanza ci sono tante cose divertenti come video, musica e pettegolezzi, insomma. Come vi dicevo prima, nella pagina Facebook ci possono essere anche delle recensioni. In questo caso, Eco Alternativa ha ottenuto molte recensioni positive, proprio perché la relazione conta. Quindi, se voi avete un buon servizio online e un buon servizio offline, quindi banalmente le spedizioni sono puntuali, siete molto attenti alla cura dell'ordine e così via, questo può portare delle ottime recensioni che aumentano anche la vostra reputazione, la migliorano. Come potete notare, Eco Alternativa risponde personalmente ringraziando per ciascuna delle recensioni e interagisce con i clienti.
Quindi non date mai niente per scontato. Un cliente al quale voi appunto prestate attenzione probabilmente tornerà da voi e si ricorderà da voi, mentre un cliente che è un po' trascurato potrebbe andare altrove. Questo è un altro esempio legato invece al commercio di gioielli. Questa pagina, forse non riuscite a leggerlo bene, ma ha 130.000 follower, quindi siamo passati da una realtà piccola a una realtà media, anche se hanno pochi mesi di vita, diciamo. Ecco, diciamo che per loro Facebook è diventato un grandissimo canale di acquisizione di acquisti, proprio perché questo caso hanno creato una relazione molto attenta, quindi ogni foto viene accompagnata da commenti e ai commenti si risponde puntualmente. Quindi, andando un po' a riassumere quello che ho cercato di dirvi, occorre un giusto mix di promozione del prodotto e notizie. È necessario presidiare assolutamente l'interazione, perché un utente al quale non si risponde può essere deluso o scontento. E attenzione perché non è che nel digitale non funzionano le cose come nella vita vera. Così come se io vado da un negoziante scorbutico, non sono contento e la volta dopo vado altrove, allo stesso modo se in un e-commerce non mi sento a mio agio e se sui canali di comunicazione non mi sento ben accolto, la prossima volta andrò altrove. Ho creato una sorta di schematizzazione per spiegare al meglio questo tipo di, diciamo, di logica. Noi dobbiamo cercare di capire che Facebook per noi ha un obiettivo e per l'utente ne ha uno completamente diverso. Noi vogliamo ottenere traffico verso il nostro sito o verso il nostro e-commerce in questo caso. Gli utenti invece sono su Facebook tendenzialmente per leggere notizie, no? E per svagarsi. Quindi noi sicuramente cosa dobbiamo fare? Se vogliamo ottenere traffico verso il nostro sito web, dobbiamo fornire all'utente, diciamo, notizie interessanti o divertenti. Quindi ogni tanto, anziché parlare appunto del nostro prodotto, parliamo di vacanze e magari gli spieghiamo che nelle vacanze il nostro prodotto è utile, oppure parliamo di altre cose di interesse dell'utente. Le aziende in secondo luogo intendono appunto fidelizzare il pubblico, perché un pubblico più fedele è un pubblico che non scappa alla ricerca di altri siti. Però per fidelizzare il pubblico non basta essere presenti online, bisogna permettere al pubblico di interagire. Quindi gli esempi che vi ho fatto sono proprio volti a mettere in luce che l'interazione può diventare un grande valore aggiunto. Se ci pensate, è per questo che è così importante avere anche in azienda qualcuno che si occupi dei canali digitali. Questi esempi che vi ho fatto sono di aziende di diverse dimensioni, piccole e medie, che vanno da una singola persona a uno staff di 10 persone. Ecco, in ognuno di questi gli equilibri sono diversi, ma tutti cercano appunto di presidiare con attenzione i canali sociali. A costo magari di utilizzarne solo uno, per carità, no? Però almeno quell'unico che si presidia, lo si presidia bene. Terzo aspetto, sicuramente le aziende intendono promuovere prodotti o servizi tramite Facebook. In realtà, per rifarci alla domanda di prima, questo discorso vale anche per gli altri social, anche su LinkedIn io cerco di promuovere prodotti o servizi, no? Ma cosa desiderano gli utenti? Vogliono avere suggerimenti utili e coerenti con i propri interessi. E questi suggerimenti li acquisiscono da chi ritengono abbia qualcosa da dire di rilevante. Quindi, se io su qualsiasi social in realtà, non solo su Facebook, dimostro di essere a conoscenza di un argomento, di presidiarlo e di conoscere anche argomenti correlati, acquisisco una maggiore autorevolezza e posso dare suggerimenti che vengono ben accolti. È un po' l'esempio che dicevamo appunto di essere non soltanto lì a parlare del prodotto, ma parlare di tutto il mondo che può essere un mondo di valori oppure un mondo di prodotti correlati che ci stanno intorno. Quindi se io vado a parlare del sandalo in pelle made in Italy, posso anche spiegare che la lavorazione di questo sandalo è ecosostenibile e quindi nel mio piano editoriale ogni tanto inserire la mia attenzione per l'ambiente.
Posso mettere, per esempio, che la mia azienda fa delle azioni di responsabilità sul territorio e parlare di questo anche su Facebook. Oppure, più semplicemente, posso creare, diciamo, delle occasioni di coinvolgimento dicendo agli utenti di mandare delle foto delle vacanze con i miei sandali ai piedi. Guardate, la fantasia vi aiuterà sicuramente. Quello che vi dovete ricordare in linea di massima è di mettervi dalla parte dell'utente che su Facebook trova molte occasioni di intrattenimento oltre alla vostra pagina. Ora affronteremo invece il tema di come stare su Twitter. Su questo mi rendo conto che non sia altrettanto facile. Vuoi perché Twitter, dietro l'apparente semplicità, non è per nulla intuitivo, vuoi perché molti di noi hanno una maggiore dimestichezza su Facebook, che in Italia è assolutamente il social più diffuso. Voi sapete che sostanzialmente abbiamo 28 milioni di utenti su Facebook, mentre su Twitter i numeri sono veramente molto più bassi. E anche su Instagram e Pinterest avete visto che parliamo di nicchie rispetto a Facebook. L'ambiente di Twitter, dicevamo, è un po' differente. In primo luogo, io su Twitter non sono, diciamo, legato al tema dell'amicizia, ma al tema degli argomenti. Quindi non cercherò relazioni con i miei amici, come faccio su Facebook, ma soprattutto con chi la pensa come me o ha cose interessanti da dire. Perciò è ancora più difficile trovare una linea editoriale utile. Bisogna prima appunto capire come funziona. In questo caso ho preso l'esempio di una farmacia, quindi un punto vendita, che ha deciso di utilizzare Twitter per raccontare delle cose utili al proprio pubblico e creare un maggiore engagement, quindi un maggiore attaccamento del pubblico nei confronti del punto vendita. Guardate in che modo presidia gli argomenti. Vedete qui per esempio, dove ho cerchiato col blu, inserisce il tema dell'hashtag. Vedete, ve l'avevo fatto notare anche su Facebook. Ecco, quindi da seguire 5 innovazioni sul diabete in streaming. Cosa sta facendo? Non sta facendo una promozione dei propri prodotti, ma sta parlando di un programma di salute su YouTube, condotto da Femereta. In questo caso stiamo parlando del secondo riquadro. Ecco, il secondo riquadro rosso cita attraverso quella che tecnicamente viene chiamata una mention, in realtà si tratta di una chiocciolina, cita un altro utente di Twitter. Quindi il gestore di questa farmacia sicuramente conosce bene le dinamiche di Twitter e ha capito che lo può utilizzare per fornire al proprio pubblico delle indicazioni utili, non strettamente legate a quello che vende. La descrizione dell'account di Twitter di questa farmacia è divertente perché coniuga elementi, diciamo, aziendali a elementi personali. Per esempio dice salute, prodotti innovativi ed esperienze maturate con quattro bimbi. Vuoi un parere veloce? Mandaci un tweet e cercheremo di aiutarti. Come potete capire, quindi, la farmacia si mette completamente a disposizione del pubblico e questo crea un forte legame, perché se io ho qualcuno che mi risponde molto velocemente online, sicuramente fra due farmacie vado a privilegiare quella che mi dà una mano. Questo è un altro tipo di pagina legato invece a un e-commerce di vino che vende all'estero, e che quindi sta promuovendo la cultura del vino italiano all'estero. Hanno iniziato da poco a utilizzare Twitter, ma siccome hanno scoperto che in Gran Bretagna Twitter è seguito per esempio da molti blogger amanti del vino che potrebbero essere interessati all'attività, hanno iniziato a andare online anche su Twitter. Quindi occorre capire intanto se su Twitter c'è il vostro pubblico potenziale, e poi se siete in grado voi di conoscere le tecniche per starci nel modo più opportuno. Uno degli utilizzi che si fanno più di frequenti è quello del customer care, quindi come diceva anche un po' la farmacia, no? Fatemi delle domande, io vi rispondo, oppure proprio legato a un servizio, quindi Zalando, che è un grande e-commerce e che vende un mucchio di prodotti, per esempio,
in questo caso dice che risponderà immediatamente. Ma voi siete in grado di presidiare un canale che ha dei tempi di risposta così veloci? Questa è una domanda sempre da farsi. Quindi, anche per Twitter, come per qualsiasi canale di comunicazione che abbiamo affrontato oggi, occorre il DNA giusto. Dunque, intanto andiamo a vedere... No, c'è questo, scusami. Come posso valutare l'efficacia di un piano editoriale? Allora, sicuramente tramite i Facebook Insights, per quanto riguarda Facebook, oppure le statistiche anche di Twitter. Questi servizi, diciamo, si attivano dopo che avete raggiunto un certo numero di fan. Quindi, per esempio, su Facebook ne servono almeno 30, su Twitter credo un pochettino di più, erano un centinaio l'ultima volta che ho riscontrato. Invece, altra domanda, i post vivono prevalentemente nel momento in cui sono visualizzati? Questa è una domanda molto interessante. Allora, sostanzialmente... scusate, che sto leggendo bene la domanda, sicuramente i post vivono poco se non hanno nessuna interazione. L'algoritmo di Facebook, di cui vi ho parlato brevemente, è cambiato e privilegia proprio i post che ottengono subito un riscontro. Quindi se voi per esempio mettete online qualcosa e nessuno fa nulla, quindi non mette mi piace, non lo clicca, non lo condivide, diciamo che deperiscono rapidamente. Quindi una delle cose che potete fare è magari condividerlo dalla pagina a un account personale, se c'è qualcuno all'interno dell'azienda che è disposto a farlo, oppure appunto cercare di capire se si possono inserire degli argomenti un po' più interessanti, perché magari voi scrivete cose che per il pubblico non hanno una grande rilevanza e quindi non interagiscono. Quindi per rispondere alla domanda, in linea generale, durano poco se c'è poca interazione, poco coinvolgimento del pubblico. Per quanto invece riguarda un'altra domanda che vediamo qua, che è della stessa persona, su un'unificazione di una pagina Facebook, allora sostanzialmente possiamo ragionare sul fatto che, perché avevo letto la domanda partendo dalla seconda parte, possiamo ragionare sul fatto che lo storico in parte può essere anche ripristinato. Ovvero nel momento in cui una persona unifica il diario e una pagina, cosa che si può fare, e perde lo storico, poi una volta creata la pagina può andare a retrodatare un po' di post, di solito è possibile farlo. Quindi in realtà consiglio vivamente di diciamo, non tenere più il profilo, più che altro perché è un po' fuori legge, quindi Facebook potrebbe anche accorgersene e cancellarlo, allora a quel punto lì uno perderebbe tutti questi fan, che sono tanti, insomma, quindi nel caso che non vado a menzionare. Quindi spero di avere risposto alla domanda. Poi, altra domanda, per un'impresa nascente esistono strumenti gratuiti per creare la propria pagina web, che poi possano essere riutilizzati? Sì, ce ne sono tantissimi, c'è davvero un po' l'imbarazzo della scelta. Diciamo che quello che consiglio è WordPress, perché praticamente è gratuito, ma dopo un po' di esperienza si può anche fare un upgrade alla versione, diciamo, completa, che è veramente diventa un sito vero e proprio. Quindi con WordPress si può creare un piccolo sitarello o blog. Dopodiché, quando si impara a utilizzarlo bene, installandolo sul proprio dominio con un proprio web hosting, si può fare un sito dalla A alla Z con tanto di e-commerce. Quindi se avete la voglia di sperimentare, quella è sicuramente un'ottima piattaforma. Bene, per il momento mi sembra che non ci siano altre domande. A questo punto io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione e qua trovate anche alcune piccole, diciamo, sitografie dove potete trovare dei dati anche aggiornati. L'ultima cosa, se andate su moz.com e pmi.it trovate anche tanti argomenti utili che vi possono aiutare. Grazie ancora e buona giornata. Qua ci sono i miei contatti se mi volete seguire su Twitter. Buona giornata.